ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. E io sono Xuder. E io sono Rafa. E dove siamo oggi, amore mio? Su cosa stiamo facendo? Brava, no, si dice what the hell. Oggi ragazzi siamo tornati un attimo su Odden perché ci eravamo lasciati, hopla, alle spalle. Brava, vedi che mi chiude le cose alle spalle, ragazzi, l'aggiornamento delle varie fazioni su What the Hen. Ragazzi, vi ricordo che già c'è stato un aggiornamento qualche giorno fa anche per i vecchi giocatori, che però non ha portato ancora l'inserimento del deck da 8 carte e le successive modifiche che sono state apportate a tutte le abilità dei nostri eroi. Te sei curiosa di sapere quali sono le abilità nuove che hanno fatto? Porca miseria, porca, è curioso come un bambino che va a cercare un sacco di caramelle. Oggi ragazzi parliamo degli elfi, parliamo e andiamo subito a vedere la vecchia Crystal, ragazzi, la nuova, la vecchia Crystal, che come vedete ragazzi ha tra le sue abilità lo scatto. Ti prego clicca su ogni abilità perché non le posso ricordare tutte a memoria. Quindi ha lo scatto, se non ricordo male, che è, com'è che si chiama, acrobatico, che quindi può andare a colpire direttamente il l'avversario più lo... brava brava, il succhiavita, che è quello che toglie il 25% all'avversario, che è quello che ridà il 25% di salute alla nostra Crystal. E come ultima abilità invece la conversione, se non ricordo male, adescamento conversione, che va a convertire un eroe nemico. Andiamo a vedere ragazzi invece sopra di me c'è la nuova versione, vediamo cosa hanno fatto alla Crystal. I grandi cambiamenti ragazzi, vanno ad eliminare sia il succhiavita, sappiamo ragazzi tutti che come succhia Crystal non succhia nessuno, sia il l'adescamento ragazzi, mantenendo solamente l'abilità acrobatico e cos'è che dice, teletrasporta nel primo nemico incontrato. Quindi anche qua ragazzi sostanziali modifiche sulla nostra Crystal. Andiamo, cosa amore, vuole dire qualcosa? Sì, ma se non parli così non ti sento io. Siamo più alto, le hanno depotenziata pesantemente. Vai amore mio, vai. Andiamo a vedere il Golas Guardiano, la seconda carta degli elfi, che come vediamo ragazzi ha tra le abilità l'ammazza nani, che toglie il 30% in più quando si va ad incontrare un eroe nemico nanico. La raffica cosa fa? Ogni decimo attacco colpirà tutti gli eroi nemici. Ogni decimo attacco colpirà tutti gli eroi nemici. Vai. Quindi già qua ragazzi non si vede molto il Golas Guardiano, lo vediamo di solito nei Master Arena, negli Arena Master che ci propone il gioco, non molti lo giocano. Andiamo a vedere invece le modifiche al Golas ragazzi. Wasabi! Grande modifiche, guarda cosa è successo amore mio. Tolgono tutte e tre le... no, non devi toglierlo. Tolgono tutte e tre le abilità del vecchio Golas e vanno a inserirgli la palla da demolizione definitiva. Scaraventa il nemico 1.5 unità all'indietro. Quindi Golas Guardiano che cambia completamente il modo di attacco, l'abilità presente nella sua, nel suo arsenale, e la palla demolitrice definitiva ragazzi, che già non c'era nell'altro, nel nostro vecchia versione, scaraventa a 1.5 unità di lontananza l'avversario che va a colpire. Andiamo con il Fido Ragnetto Guardiano, vediamo innanzitutto che cosa c'ha. Anche questo Fido c'ha il respingimento, che no, il pendente. Cosa dice? Gli attacchi colpiscono tutti i nemici a portata. Bene, molto bene, molto poi bene. Abbiamo intossica. Intossica. Quando muore avvelena tutti i nemici attorno. E questo anche fa malissimo. E poi da livello 20 abbiamo anche lo shock ghiacciato. Che figo. Questo stordisce un eroe nemico casuale. Figo. Tra l'altro, non so, tu ti ricordi qual è l'effetto dello stordimento? Ovviamente no. Lo stordimento ragazzi vi ricordo che quando un nemico avversario è stordito rimane completamente bloccato, quindi lo potete attaccare tranquillamente. Andiamo a vedere il nostro nuovo Fido Ravetto Guardiano. Wow, gli tolgono il fendente, gli tolgono anche il coso che ghiaccia tutti. Ci sono due abilità. Secondo me è cambiato. Hanno messo l'avvelenatore, cioè il 50% di possibilità di avvelenare il bersaglio quando colpito, e fa male. Anche perché il Fido Ragnetto Guardiano, non so se lo sai, ma è una carta, è un mini tank, diciamo. Quindi ci sta che ogni volta che colpisce ha il 50% di probabilità di avvelenare, perché ora che lo tiri giù hai voglia quanto ce ne vuole. E gli rimettono, cambia anche qua il nome.
non è più come prima, aprilo te, aprilo te. È la morte gassata, ragazzi. È la morte avvelena le unità nemiche per 10 secondi. Mamma mia. Ma le puoi far fuori perché, ragazzi, il poison, l'avvelenamento nel nostro What The End è veramente, veramente micidiale. Bene, 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 siamo già arrivati quasi a metà, ragazzi. Sono tanti anche gli elfi, non ci fermiamo. Andiamo alla quarta carta, che è l'atteggiato artista. Vai, vai, dimmile. Lui c'ha un'abilità unica. Ne ha tre. Bene, molto bene. Il primo è l'attacco rimbalzante. Ok. L'attacco rimbalza su tre eroi nemici. Ok, poi? Poi il secondo è nella zona velocità, velocità aumentata. Aumenta del 100% fino al massimo del 200%. Porca miseria, porca! E poi là a livello 30 in su c'è il succhiavita. Che è quello che ridà il 25. Del danno effettuato. E anche Mister Atteggiato Artista, ragazzi, l'ho visto giocare pochissimo dai giocatori, ma fa veramente male a livelli alti perché colpisce tre avversari. Andiamo a vedere nella nuova versione. Gli hanno lasciato uno. Ed è proprio uguale, l'attacco rimbalza su tre eroi nemici. Quindi, ragazzi, un altro depotenziamento. Si vede proprio, ragazzi, che con questo aggiornamento che stanno inserendo, secondo me invece li stanno depotenziando per rendere più bilanciato il gioco nel PvP, cioè nel player versus player in tempo reale. Effettivamente ha senso depotenziare leggermente un po' le truppe. Beh, ragazzi, prima di andare avanti siamo esattamente a metà. Io vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel pollicione in su per questo video aggiornamento di What The End e di iscrivervi al suo canale. Brava, brava, iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando, per rimanere sempre aggiornati. E ragazzi, ci sono delle novità, ci sono delle novità che vi faranno accaponare i peli del pube, ragazzi. Vai, avanti così col numero 6, l'Elvis Presley. Anche l'Elvis Presley, vai, tre abilità. Noi abbiamo tre abilità. Nella zona lo sanno, gliel'abbiamo appena detto, vai. Poi da livello 10 ammazza deboli, okay. Più 30% danno contro eroi piccoli. Ok. E da livello 30, sì, l'esecuzione, che è quella che tocca, esatto, sotto 30% di vita. L'Elvis Presley, veramente, veramente cattivo. Andiamo a vedere una nuova versione, ragazzi. Anche lui pesantemente depotenziato. È da dire, ragazzi, è da dire che in realtà la fazione degli elfi è una delle più particolari da giocare, ma era anche una delle più forti. Quindi vediamo che gli lasciano solo nella zona, che non cambia assolutamente, alla velocità di attacco al 100% fino a un massimo del 200%. Una delle carte più infami degli elfi. Vai, amore mio, è bella donna. Fagli vedere un pochettino. Mamma. Quattro abilità, tra cui l'abilità unica di assassino, se non ricordo. Assassino! Assassino, colpisce le spalle dell'eroe nemico. Ok, più molto poi bene. La seconda, che è veloce, più 30% di velocità di movimento. Ci sta. Da livello 5 più 3. La mazza deboli l'abbiamo già detta, come il Elvis Presley. E da livello 15, wow, ammazza gigante, qui... più 30% di danno contro gli eroi giganti. Cattiva bella donna, non ricordavo avesse entrambe le abilità ammazza deboli e ammazza giganti, quindi più 30% di danni praticamente verso quasi tutte le truppe. Vediamo come c'è, secondo me ce l'hanno depotenziata la bella donna, è troppo forte, troppo forte. Andiamo a vedere, wow, vabbè, ma che tristezza, ma cos'è? Un'abilità solo per lei, ragazzi. Che è l'assassino, colpisce alle spalle l'eroe nemico più lontano. Incredibile, anche io credo. Ma dai, non è possibile che non aggiungeranno altre abilità. Eliminate tre abilità su quattro per bella donna, ragazzi. Altro grave depotenziamento. Vai, 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 che abbiamo il picnic i pinni. Questo lo sappiamo, è pieno di abilità. Vai, vai. Il primo sempre avanti. È l'abilità unica di Picnicchi. Inarrestabile, spintona tutti i nemici di esatto, esatto, lui. Esatto. Poi da livello 5 vai. Abbiamo la... contrasta rallentamento, molto bene. Immunità al rallentamento. Ci può stare, da cattivo. Da livello 15 la vendetta. Ritorna più forte. Il 50% del danno. Solo il 50? Attaccante. Fortissima. La vendetta, ragazzi, è una delle abilità più forti che va a restituire. O il 50, ma c'è anche il 100% del danno ad attaccante. Andate a vedere su Olaf Neonato, che dovrebbe avere la vendetta al 100%. Andiamo a vedere questo ultima rara degli elfi, questo Elvis Presley. Vediamo un po' cosa c'ha. Vabbè, ma dai. Gli hanno lasciato solo sempre avanti, che ragazzi, l'abilità che lo rende inarrestabile, non è praticamente attaccabile da nessuno degli effetti degli incantesimi degli altri eroe. Passiamo quindi, ragazzi, alle tre epiche. La prima è una delle più potenti del gioco, ragazzi, il coniglio divertente. Vai, vai, vai. Allora, da livello
l'avranno proprio scannato peggio dei conigli a Pasqua. Peggiorato. Subito. A volte prende il controllo di un eroe nemico per te. Ma quell'esagerazione proprio. Poi sempre da livello 1, intossica. Male, molto male. Muore, avvelena tutti i nemici attorno. Cattivo, cattivo l'intossica. Poi a livello 9, aura gelata. Pure. Il nemico attorno all'eroe. Pure. E da livello 12. Cos'è che c'ha a livello 12 questo qua? Contrasta respingimento. Cioè proprio anche immune diventa, abbiamo già detto prima. Inarrestabile, garantisce l'immunità e respingimento. Cioè ragazzi, dai, non è possibile. Con me gli ha lasciato solo. Sì, sì, sicuramente gli ha lasciato l'uno. Andiamo a vedere il coniglietto, ragazzi, sono preoccupato di vedere cosa succede. Cambia completamente. Hanno il fantasmino. E non è Casper. Lo spauracchio. Fa scappare. È il fantasmino di Halloween. Ci siamo quasi, è vero. Fa scappare di paura i nemici in prima fila per 4 secondi. Quindi cambia completamente il coniglio divertente. Cambia anche comunque l'attacco, l'hanno indebolito. Mizzega, c'hai ragione. No, l'hanno potenziato. L'hanno potenziato da me, il tuo è più debole perché è la versione vecchia. A me hanno potenziato l'attacco 375. Ah, caspita, hai ragione. 436, Urca, l'hanno depotenziato pesantemente. Hai ragione, sì, hai ragione. L'hanno aumentato un attimino da 200. Hanno anche cambiato la velocità di movimento, che è diventata veloce invece che molto veloce. E non ha più l'attesa. No, è impossibile, quella ce la deve avere, ma non è ancora stata inserita. Mamma mia, ragazzi, normale. Cambiato completamente il coniglietto, che tra l'altro era, era troppo forte. Sì, no, non li abbiamo guardati, ma non possiamo guardarli tutti. Non possiamo guardarli tutti. Ok, ok. Andiamo da Alfred, ragazzi. Andiamo da Alfred, terz'ultima carta. Vabbè, dai, è troppo potente anche Alfred. C'ha il respingimento. C'è no, il fondente. No, il fondente è il cioccolato. Cos'è il fondente? Il pendente. Che gli attacchi costruiscono i nemici. Sì, quello abbiamo già letto. Contrasta respingimento, l'abbiamo già detto 3 volte. Poi ha Kaboom. Kaboom. Esplode in punto di morte e danneggia il nemico. Cattivissimo, cattivissimo. Che è da livello 3. Che è da livello 3, molto poi bene. Da livello 9 abbiamo la vendetta. Questa l'abbiamo già detta prima, 50%. E poi a livello 12. No, non me lo dire. C'ha la risurrezione. Oh shit. Un eroe. Sì, vabbè, dai. Alfred, ragazzi, un tank pesantissimo, troppo OP. Andiamo a vedere le modifiche nel nuovo. Che cosa gli hanno messo? Attenzione, per un secondo si è aperto. Cambiano tutto. Nel Babbo Natale. La morte. È la morte congelante, alla morte incanta con congelamento per 3 secondi, ragazzi. Quindi tolgono tutte le abilità. Ci sta, è un bilanciamento pesantissimo. Ma come avevamo fatto a dargli tutte queste abilità a questi qua? Cioè, erano troppo forti, erano. Quando muore, ragazzi, per 3 secondi, completo gelo a tutte le truppe intorno a lui. Andiamo avanti con... Wow, Lauren, Lady Lauren, ragazzi, una delle mie epiche preferite. Qua è fortissima, mamma mia. A 4 anche le abilità. 4 abilità. Tra cui nella zona che okay. L'abbiamo visto. La mazza nani, facile, 30%. Fatto. Poi da livello 9 la mazza orda, stesso discorso ma sull'orda. E da livello 12 c'ha la mazza paesani, immagino. 30% di danni contro i paesani. Questa Laura, ragazzi, è fortissima, colpisce da una distanza molto interessante e fa anche già a livello 3 quasi 1000 danni nella vecchia versione. Andiamo a vedere qua cosa succede. Cambia tutto, nessuna più abilità per Lauren, ragazzi, completamente depotenziata, escluse tutte le abilità. E di salute ne ha meno. No, qua è potenziata, qua è potenziata. Il primo non è potenziato, il primo è 385. Ho capito, ma è a livello 4 qua, non puoi dire, hai capito? Aspetta che gli devo spiegare, aspetta. Io pensavo che il più dovevi aggiungere potenziamento. Sì, ma siamo già a livello 4, mentre qua è a livello 1. No, uguale per tutti. No. Hanno tolto quindi, ragazzi, tutte le abilità alla nostra Lady Lauren. Hanno tolto tutte le abilità alla nostra Lady Lauren e siamo arrivati all'ultima, ragazzi, l'ultima carta della fazione degli elfi, che è Lisbeth primogenita. Vabbè, questa ne ha 107. Vai, subito al primo livello. È lo shock ghiacciato. Pesantissima. Un eroe nemico casuale. Mamma mia, vai. A livello 2
abbiamo il muro di ghiaccio, la rete di anelli e nemici a portata. Pesante, pesante. Vai, vai, succhiavita lo sappiamo, la risurrezione la con... livello 4, succhiavita da livello 6. Abbiamo la risurrezione, lo sappiamo. A livello 8 abbiamo l'addestramento migliorato. Cioè va proprio troppo OP anche Lisbeth, ragazzi, perché ha tutto quello che sia disponibile e necessario per convertire l'orda nemica, andare ad autoattaccare e, non contento, congelare qualora non funzionasse bene l'adescamento. Andiamo a vedere quest'ultima leggendaria, vediamo che cosa le lasciano. Mamma, i, secondo, due, i primi due, che è lo shock ghiacciato uguale e il muro di ghiaccio uguale, ragazzi. Beh, ragazzi, avete visto tutte le nuove abilità degli elfi, sono stati praticamente tutti pesantemente depotenziati per dare un pochettino più di bilanciamento quando andremo a fare le PvP, le player versus player, e spero, ragazzi, che questo video vi sia risultato interessante per chi ancora ha la vecchia versione di What The Hand. Beh, ragazzi, io direi che il video può terminare qua. Voglio ringraziarvi tantissimo per averlo guardato. Ricordiamo anche ai ragazzi di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video. Se vi è piaciuto il video e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao!